Ciao a tutti! Nell'ultimo video dove vi ho spiegato i trucchi che ho usato per costruire le case su The Sims 4, vi avevo chiesto se avreste voluto vedere una serie su The Sims e nei commenti mi avete detto quasi tutti di sì e di questo sono molto contenta. Prima di iniziare volevo dirvi che questa serie andrà sia veloce ma anche con calma, nel senso che magari la storia in sé andrà abbastanza in fretta, però voglio guardare espansione per espansione, vedere un po' tutti gli scenari. Guardare per bene tutto quello che il gioco ci offre, anche perché, anche se gioco a The Sims da tantissimo, penso di non aver ancora visto tutto nei minimi dettagli. E in questa serie voglio proprio conoscere ogni cosa che The Sims 4 ci offre. Quindi partiamo subito e vi presento subito i nostri protagonisti che ci accompagneranno in questa avventura. Allora, lui è il nostro protagonista maschile, si chiama Brandon Carter. Una cosa che dovete sapere è che io uso sempre nomi stranieri quando gioco e se non sono stranieri comunque sono nomi particolari che di solito non si usano, mi piacciono le cose un po' complicate. E per questo lui si chiama Brandon Carter. Allora, ve lo faccio vedere da vicino, poi vi faccio vedere i vestiti quotidiani, i vestiti formali, sportivi, quelli da notte, quelli da festa e i costumi da bagno. Lui ha come aspirazione, vuole diventare favolosamente ricco, quindi il tratto bonus è sapienza affaristica e i suoi tratti sono materialista, ambizioso e sicuro. Lei invece è Odette Clark, anche lei ovviamente nomi un po' particolari, sempre stranieri, ve la faccio vedere anche lei da vicino. Spero che vi piacciono come li ho creati, li ho fatti molto semplici, però mi piace molto creare i sim, quindi li ho fatti anche belli. Questi sono i suoi abiti quotidiani, i suoi abiti formali, i suoi abiti sportivi, i suoi abiti da notte, gli abiti da festa e costume da bagno. Lei, anche la sua aspirazione è sempre tra della ricchezza, diciamo, e infatti è quella di favilla della villa, quindi vuole avere una casa meravigliosa, anche lei ha la sapienza affaristica, è un po' snob, è un topo di biblioteca ed è una perfezionista. Da loro nascerà la nostra serie perché si conosceranno, si fidanzeranno, si sposeranno, avranno i figli e da lì le generazioni, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, spero che vi piacciono. Loro pensavo di trasferirli a New Crest, che, come sapete, o se lo sapete almeno, è l'unico scenario che viene dato vuoto, quindi che non ci sono lotti, non ci sono case o edifici già pronti. E quindi volevo partire proprio da qua. Ho già posizionato le due case dove abiteranno i nostri protagonisti. Queste case le ho scaricate dalla galleria e voi direte: ma come? Hai creato delle case così belle e non le fai tu, ma le scarichi dalla galleria? Sì, per il semplice fatto che queste case serviranno solo per uno, due, massimo tre episodi, giusto il tempo che si conoscono e vanno a vivere insieme, perché se vogliamo rispecchiare un po' di realtà, non posso far vivere insieme già due persone che non si conoscono, o almeno a me piace giocare così. Di conseguenza abiteranno in quelle due casette per pochissimo tempo, poi si fidanzeranno subito e andranno a vivere insieme. Quindi ho deciso di scaricarle le case perché impiegare un po' di tempo a fare una casa bella, che poi non avrei usato neanche più di tanto, non aveva senso. E comunque anche queste case le ho scaricate, sì, ma ho dovuto un po' riarredarle, le ho modificate. Quindi trasferiamo subito i nostri personaggi. Allora, lui lo trasferiamo qua, ammobiliato. Mentre lei la trasferiamo esattamente di fianco, qua. Ammobiliato anche lei. Perfetto, costavano proprio al pelo sui 20.000 massimo, 19.000 qualcosa, quindi lì rimarranno pochissimi soldi, ma adesso dovremo subito farli andare a lavorare, quindi iniziamo subito a giocare con lui. Ed ecco qua la casa di Brandon. Allora, questi lotti sono molto piccoli, infatti le case appunto sono piccole, penso siano proprio i lotti più piccoli non solo di questo scenario, ma proprio di tutti gli scenari. Comunque la casa, come vedete, è insomma proprio base con immobili più scadenti e meno costosi che potessero esserci, ma giustamente avevo un budget di 20.000 simoleon, infatti come vedete io sono rimasti solamente 18 simoleon, quindi ero proprio al pelo con le case. E comunque questa qua è carina. Niente di che, l'ho giusto un pochino riarredata internamente e aggiunto qualcosa fuori, però per il resto era già tutta pronta. Prima di iniziare a giocare volevo spiegarvi un attimo il trucco dei soldi, perché me l'avete chiesto nei commenti, ad alcuni ho risposto, ad alcuni ha risposto qualcun altro, quindi non so se tutti l'hanno capito. Comunque il trucco per aggiungere soldi,
Bisogna intanto aprire la finestra di trucchi sempre con Ctrl, Shift e C e poi bisogna, no, prima bisogna digitare il trucco che abilita tutti i trucchi, che è Testing Cheats On, e così si abilitano i trucchi, e poi bisogna scrivere Motherlode. Con questo si aggiungono 50.000 simoleon all'unità familiare. Ora io non premo invio perché lui ha l'aspirazione favolosamente ricco. E quindi se gli aggiungo 50.000 simoleon mi sblocca i suoi obiettivi, diciamo, e non voglio che si sblocchino così a caso, quindi non lo premo. Comunque si aggiungerebbero 50.000 simoleon. Altrimenti c'è il money, spazio, e potete inserire il numero di soldi che volete esattamente che compaia qua sotto. Per esempio, non lo so, 22. E qui arriva a 22 simoleon. Comunque noi torniamo a 18, che è quello che aveva prima. Questo perché voglio fare una serie senza alcun tipo di trucco, una serie proprio pulita, giocare giusto e sì, per guadagnare soldi dovrà andare al lavoro, quindi la serie sarà tranquilla, senza nessun tipo di cheat. Quindi a proposito di lavoro, per prima cosa facciamo trovare un lavoro a Brandon subito, prima cosa. Allora, la carriera che io volevo far fare a Brandon è quella di imprenditore o qualcosa del genere. Comunque adesso vediamo. Ah, devo cambiargli la cover. Dopo. Allora, la carriera che volevo fargli prendere è quella di uomo d'affari, che dopo i rami sono direttore del gestionale o investitore, e vedremo cosa fargli intraprendere quando arriverà al livello giusto. Comunque, accettiamo. Perfetto. E inizia domani, perché è domenica, va bene. Detto questo, ah sì, volevo cambiare la cover, il colore, qua su, e non lo so, grigio perché sei vestito di grigio, e sarai sempre vestito di grigio, quindi va benissimo così. Poi entriamo pure in casa, che non hai ancora visto la tua nuova casa, e naturalmente per prima cosa vorrei subito andare a trovare, anzi, prima compiliamo i rapporti, perché prima di far andare a vivere insieme lui e Odette, ovviamente, vabbè, oltre al fatto che si devono conoscere ancora e fidanzarsi, quindi ciao, comunque vorrei fargli avere un po' di soldi da parte perché poi andrò a costruire la loro casa e quindi servono un po' di soldi. Quindi prima fai do il dovere, prima il dovere e poi il piacere, quindi carriera, non è su carriera, internet, compila i rapporti, vai. Poi, se non è, no, non lo so perché, forse arriva lei da noi, perché di solito quando ti trasferisci arrivano i vicini per farti il comitato di benvenuto. Il problema è che noi non abbiamo vicini, perché questo qui è uno scenario vuoto, siamo solamente noi due, quindi magari arriva lei a salutarci e a darci il alt, come sono previdente, e infatti c'è solo lei che ci dà il benvenuto. Ok, io però stavo lavorando. E allora facciamo veloce, se riesci a finire in fretta, sei al 50% che dopo la vai a salutare. Ce la fai? Forse. Vabbè, intanto 50% ancora. E vabbè, intanto selezioniamo, invita i vicini, la vicina ad entrare. Muoviti. Dai, ci siamo quasi. Lei si sta già annoiando col telefono in mano, che bello. Muoviti. Non si muove. Ok, ci siamo, perfetto, completato. Alzati. Allora, lui siamo a livello 1 e sì, tanto arriviamo a livello 2 in fretta, forse già domani siamo già a livello 2. Ok, sei concentrato perché hai lavorato troppo. Numeri per aver compilato rapporti. Bene, vai a conoscere Odette. Invita ad entrare, fagli vedere la tua casina. Benvenuta. Ok, e iniziamo un po' a chiacchierare, per esempio discutere nei cambi del quartiere. Siete voi cambi nel quartiere, ma vabbè. Anzi, siete l'unica cosa che c'è nel quartiere, quindi comunque iniziate a chiacchierare un po'. Ditemi nei commenti se vi piacciono i sim che ho creato, se come li vedete anche insieme come futura coppia. Per me sono molto belli. Grazie per la presenza, assolutamente sì, perché se, ti è venuta a trovare. E spettegola su cosa? Chiede, non ce l'ha la carriera ancora perché la dobbiamo ancora dare. Abilità di carisma,
Aspetta che ho sui vicini che non avete. Fantastiche tutte queste interazioni che non hanno senso. Chiedi della sua giornata. Com'è andato il trasferimento? Poi ho continuato a socializzare perché, come ho detto prima, voglio che discuti gli interessi, che si conoscano in fretta, che vadano a vivere insieme in fretta per far partire velocemente questa serie, però voglio conoscere le espansioni piano piano, una alla volta. Dove stai andando? Stai andando al computer. Questa è una cosa che non capirò mai, perché i sim, quando entrano a casa di altri sim, la prima cosa che fanno è andare al computer. Racconta una storia buffa. Non ho mai capito perché, boh, non lo so. Sempre il computer. Comunque, boh, magari voi lo sapete. Non lo so. Sì, continuate a chiacchierare, spegni il computer, ringrazia di nuovo. Ma scusa, ma conversazione, ma la torta alla frutta? Di solito quando i sim vengono a trovarti, ti portano la torta alla frutta. Che non c'è però. Ce l'hai messa in frigo? Non c'è, non ci ha portato la torta? Ma davvero? Iniziamo bene. Conoscenza, ottimo. Sei venuta in casa nostra senza la torta. Qui c'è gente di altri quartieri. Ah, questa qui è la casa di Odette che dopo andiamo a vedere, ovviamente. Sì, era un po' strana, infatti mi piaceva un sacco con tutti questi fiori. Comunque, tornando a noi, come sta andando la conoscenza? Impara a conoscere, ecco, impariamo a conoscere così conosciamo già i suoi tratti. Amichevole, condividi anche una foto così la fai alzare. Topo da biblioteca, discuti degli interessi. Ok. Sì, fagli vedere la foto, spettegola, non facciamo spaventa. E, bene, si stanno divertendo. Chiacchierano non mi sembra il caso. Aeromanzia non mi sembra il caso. Ma non lo so. Discuti delle zone di pesca. Ci sono zone di pesca qua? Dov'è il fiume? Questo è un fiume? Sì, vabbè, non chiamiamolo fiume perché... Ah, qua, qua, qua. Ecco, sì, il ruscello qui, come si chiama, non lo so. Mi piace New Crest perché è un mix tra verde, cioè non lo so come chiamarlo, parco e città, perché qua alla fine si vede la città, anche se sono posti dove non ci si può andare, però c'è la città. Allora, continuate a chiacchierare, lamentati discutete ancora degli interessi. Amichevole, chiedi no, no, però oddio, proviamo ad abbracciarci. Speriamo che non ci rifiuti già così subito. Perché, come ho detto prima, volevo fare le cose in fretta, le conoscenze in fretta. Perfetto, vedo che anche loro sono della stessa idea. Mi fa piacere. Chiede la sua ordine di nuovo. Arrivederci, chiedi di vedere l'abito. No, no, no. Conversazione profonda, no. Spettegola, spettegola. Racconta una storia coinvolgente, mi piace. Coinvolgila, coinvolgila. Sta per finire il comitato di benvenuto, va bene. 40 minuti, secondi. Spettegola sulle... Non ci sei ancora stato al lavoro, però tu sai già le tue relazioni. Certo, ma giusto, normale. Vabbè, spettegola pure. Ancora. Lamentati delle dimensioni della TV. Vai, effettivamente hai ragione. Nel 2018 è un po' datata questa TV, però. Ok, fantastico. Quale cosa hai detto per. Cos'era quella della TV? No, cos'è che ho fatto prima della TV? Oddio, non mi ricordo più. Cosa ho detto? Delle relazioni? Quella delle relazioni? Lei era snob e se l'ha presa? Non lo so. Vabbè, sarà difficile con questa snob. Vabbè. Allora non spettegoliamo su nessuno a questo punto. Che strano, però di solito gli snob vogliono. Vabbè. Chiedi di nuovo della sua giornata, tanto tra poco se ne va. Ok, più 18 ore. Forse dovremmo andare. Ti diamo di nuovo. Ma sei da sola? Che problemi hai? Sei bipolare, doppia identità? Vabbè. Sì, ok, guarda, te ne puoi anche andare. Ti ringrazio, è stato bellissimo, grazie mille. Ok, adesso dunque, allora, partiamo
Prima di concludere, voglio andare ovviamente a farvi vedere la casa di Odette, quindi adesso ci trasferiamo un attimo da lei, anche perché anche a lei dobbiamo assegnare il lavoro. E poi volevo chiedervi quanto secondo voi dovrei far durare un episodio, perché sinceramente non lo so. Adesso, scusa, è ancora a casa? Vabbè, raga, è ancora a casa e allora continuiamo a provarci, cioè provarci, non ci abbiamo ancora provato. Ok, scherzavo, mi ha sentita. E metti in ordine perché scusate, io sono una maniaca dell'ordine anche su The Sims, quindi metti tutto a posto. E, stavo dicendo, quanto dovrei far durare. Ma è ancora qua! Scusate, sto impazzendo, qual è il tuo problema? Beh, no. Ah, perché gli avevo detto di. Ah, sì, è tornato indietro. Vabbè, ho già capito che. No, invece lo sistema. Vabbè, mentre loro chiacchierano tra una volta che lei se ne va, lei rientra in casa, non lo so. E quanto far durare un episodio? Stavo dicendo, non lo so. Scrivetemi voi nei commenti quanto volete che duri, 10 minuti, 20 minuti, mezz'ora, adesso non lo so, vedete voi, quindi fatemi sapere questo che è fondamentale per me, così vedo cosa vi piace. E naturalmente nei commenti dovete scrivermi tutto quello che volete, non so, consigli, adesso consigli così il primo episodio non c'è molto da dire effettivamente, a parte il fatto di cosa ne pensate delle case e di loro, e le case poi che non ho fatto io, ma vabbè. E, quindi non lo so, fatemi sapere un po' tutto quello che volete, se avete idee per il futuro, qualsiasi tipo di cosa. Effettivamente non ho ancora badato ai loro bisogni, quindi vai in bagno. E non so, fatemi sapere un po' quello che volete e poi vedremo come portare avanti la serie. Il libro però è ancora qua in tutto questo, metto via io. Allora, adesso io direi che la possiamo congedare. Comunque non è andata male, quindi chiedi di andare via. La puoi congedare, come ho già detto. Sì, lavati le mani. Lei è qui che. Ah, giustamente perché lei è topo della biblioteca. Sì, perché non ve l'ho detto, ma lei voglio che diventi una giornalista. E per forza quindi le ho messo topo la biblioteca perché le piace leggere, per forza. Cioè, per forza no, però era carino che fosse così. Grazie, è da 3 ore che dici che te ne devi andare. Ok, ciao cara. Metti via anche questo libro, uffa. Metto via io. E bene. Quindi, divertiti un secondo. Fai zapping. Quindi, ricapitoliamo. Lui si è trasferito in questa casa. E di fianco a lei. Ha già il suo lavoro a posto, quindi lui è a posto per ora. Adesso aspettiamo 2 secondi che si diverte e poi andiamo a giocare con la prospettiva di Odette, che vi faccio vedere la sua casa in breve e le assegniamo il lavoro. Quindi, veloce. Sono già le 6 di sera, ci sono dei bambini che girano. Ok, direi che possiamo fermarci. E quindi passiamo da Odette. Eccoci qua, allora Odette sta cucinando, mentre lei cucina io vi faccio vedere la casa. Allora, l'esterno l'avete visto prima, mentre eravamo qua, ecco qua c'è quella di Brandon. E quindi l'esterno è questo, molto semplice e piccola, ma va bene così. Lei sono rimasti un pochino più di soldi, fortunatamente abita di cucina, perfetto. E dentro è tutta rosa, è bellissima perché è tutta rosa e rosa chiaro poi, è bellissimo. Quindi la cucina, ovviamente i mobili economici. E la porta molto semplice, il computer perché è essenziale il computer, divano, sempre la solita TV che costa poco, la pianta perché era bella, il bagno cioè semplicissimo, non facilissimo, con questo tocco rosa bellissimo e poi il letto, anche questo qua, quello più economico che fa male alla schiena e questo qui è il tappetino rosa perché se non c'era rosa non andava bene e questa è la sua casetta che l'accompagnerà per qualche episodio. Quindi, mentre lei non mangi, scusa, hai cucinato e non mangi? Mangia. Mangia uova strapazzate alle 19 e 12 di sera. E io intanto cioè, iniziamo una carriera, insomma, però devi smettere di mangiare. E quindi ti devi dare una mossa a mangiare, anzi, mangi dopo, perché prima devi iniziare la carriera. Ah, la cover, mi dimentico sempre. Sì, allora, carriera, la so come ho detto prima, quella di giornalista, che è la carriera da scrittrice, che avrà il ramo di autrice o giornalista e vorrei che diventasse giornalista. Quindi, accettiamo. Perfetto. Puoi tornare a mangiare, perdonami se ti ho interrotta. E sempre livello 1 e iniziamo a lavorare. Ah, con lei lavoriamo di meno, infatti guadagniamo anche di meno, penso.
Lunedì, martedì, venerdì e domenica, vabbè, sarà un po' più lunga con lei, però leggi dei libri, non ce ne sono di problemi per leggere. C'è una libreria, sì, gliel'ho messa. Perfetto. Bene, ragazzi, ah, un'altra cosa, luci automatiche, tutte le luci, posto, colore, intensità di tutte le luci, quella ne dov'è? Neutra. Perfetto, tutt'altra cosa, dal giallo al bianco, così, benissimo. Ripulisci. Ebbene, allora ragazzi, questi erano i nostri sim con cui giocheremo inizialmente su The Sims. Queste sono le loro casette iniziali, poi, come ho già detto 25 volte, faremo la loro casa vera, la costruirò da zero. E niente, ditemi nei commenti quello che volete, fatemi sapere un po' come vi sembra questa serie o altre cose. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!